Cosa succede, che succede in giro? Chi vede bianco, chi vede nero? Chi resta in casa, chi se ne va in strada? Che cosa conta, che cosa è vero? Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Voglio ringraziare molto tutti i nostri ragazzi che sono stati veramente meravigliosi. Grazie ragazzi, avete lavorato, vi siete dati da fare, siete stati spiritosi, ma non pesanti. Questa manifestazione è esattamente come l'avevamo pensata. Pacifica, tranquilla, bambini, famiglie. Grazie, grazie a tutti. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza, venite gente. Perché no al pilo rigassificatore a Castelfranco di Sotto? Ma perché è un impianto che non serve per risolvere il problema dei rifiuti innanzitutto, per via della legge di natura, della legge di Lavoisier, per cui se noi inseriamo un chilo di rifiuti in qualunque aggeggio atto a bruciarli, all'uscita avremo questo chilo di rifiuti, sempre sotto altra forma, nell'aria, nel suolo, nel territorio. Di conseguenza questo non è un sistema adatto. Inoltre questo territorio è già inquinato quasi a saturazione. La popolazione non lo vuole perché il comitato locale ha raccolto 3.200 firme rotte su una popolazione di 13.000 persone, compresi i bambini e quelli che non possono uscire di casa, sicché ci sembra che la partita sia chiusa, che anche parlare tanto di partecipazione e fare tanti discorsi sia semplicemente inutile. Quali le vostre perplessità sul percorso di partecipazione avanzato dai sindaci? Iniziamo a vedere questo percorso di partecipazione come quasi una forma di manipolazione del consenso, ecco, se mi passate la perplessità. Per esempio, noi avevamo chiesto a Pontedera l'inchiesta pubblica, che è una cosa che viene pagata da chi ha proposto il progetto e che permette di fare assemblee pubbliche e di informare tutta la popolazione. Ci è stato risposto di no e è stato scelto di fare questo percorso partecipativo che di fatto a sorte sceglie 50-70 persone, cittadini, ai quali verranno informati con metodi ancora tutti da decidere e ai quali verrà chiesta l'opinione su questa cosa e avranno le responsabilità anche per tutta la popolazione. E questo processo è pagato con le tasse, cioè con le tasche dei cittadini. Quali alternative agli inceneritori? Ma le alternative sono semplicemente di recuperare la materia. Noi riteniamo che bisogna seguire le direttive europee, cioè che ci sono delle leggi che lo regolano. Prima ridurre i rifiuti alla fonte, poi prolungare la vita degli oggetti, poi riciclare i materiali che non si possono, che non si possono riutilizzare direttamente e quando arriviamo all'ultimo, se ci sono degli oggetti o dei materiali che non possono venire riciclati, allora c'è la responsabilità estesa del produttore, cioè se questo oggetto non si può compostare, non si può riciclare, non si può riusare, allora bisogna riprogettarlo in maniera che lo sia. Ci sono molte alternative, noi le abbiamo presentate anche, sono state presentate a un convegno a Crespina sabato 22 gennaio, è stato un convegno al quale abbiamo dovuto registrare purtroppo l'assenza quasi totale degli amministratori, con un paio di lodevoli eccezioni. Siamo contrari all'impianto perché abbiamo già depuratori, abbiamo già tante cose, quindi questo sarebbe molto nocivo per la salute, non solo per noi che siamo già grandi, ma per i bambini. Hai delle perplessità anche sul percorso di partecipazione, perché? Personalmente sì, perché prima cosa non sono stati mostrati totalmente i documenti, seconda cosa perché quello che dirà la giuria popolare alla fine non è vincolante, anzi il termine chiamarlo giuria è un errore perché è una consulta, perché questi faranno una relazione, però rifinisce in consiglio comunale e sta al consiglio comunale rifarlo, così è una perdita di tempo, o meglio, l'unico vantaggio che ha avuto è da concedere 6 mesi al fronte del no.